Volevo farvi notare l'interessante modo con cui è stata dipinta in icona, in questo mosaico, l'immagine del Samaritano. Naturalmente il Samaritano viene descritto con l'aureola perché nell'interpretazione più tradizionale dei padri della Chiesa questo buon Samaritano è Gesù stesso, che si è fatto vicino alla ferita della nostra umanità, e l'uomo appunto lungo la strada, mezzo morto, siamo noi che veniamo soccorsi dal Signore Gesù. Ma è interessante il fatto che si assomiglino molto il soccorritore e il soccorso. In fondo sono la stessa persona, se si vede, e è impossibile non pensare, guardando l'immagine di quest'uomo ferito, alla immagine tradizionale della pietà, cioè di Gesù deposto nel sepolcro con tutte le sue ferite, le sue piaghe. Quindi si viene a comprendere che in fondo, certo, Gesù è quel buon samaritano che si prende cura di quell'uomo, ma è anche quell'uomo ferito lungo la strada. E infatti, quando il Signore poi al capitolo 25 di Matteo ci parla del giudizio finale, dice: ero malato e mi avete visitato, oppure ero malato e non mi avete visitato. Quindi si immedesima non solo nel soccorritore, ma anche in colui che viene soccorso. E questa immagine quindi è per noi molto importante, perché in ogni caso, sia che noi soccorriamo, sia che siamo soccorsi, entriamo sempre in rapporto con la persona di Gesù. Vorrei cogliere l'occasione per questa giornata per rinnovare l'appello che tutti gli anni facciamo. Abbiamo bisogno di tanti aiuti. Di aiuti di ministri, cioè di preti e di diaconi, che diano la disponibilità anche solo della generosità di una risposta a una nostra chiamata. Abbiamo bisogno per quel malato, puoi venire a visitarlo, a confessarlo, a portargli l'olio degli infermi. E questo a volte succede anche di notte, che ci vengono fatte queste domande dagli ospedali e non sempre riusciamo a rispondere. Poi abbiamo bisogno anche dell'aiuto di tutti i battezzati, perché i luoghi dove ci sono i malati, gli anziani sono tanti, le case protette, i ricoveri assistiti, una semplice visita cordiale, affettuosa, un ricordo nella preghiera è davvero sempre molto importante.